Amici di Bella Vita, siamo con Alfredo Mariani, un grandissimo conduttore, per me un maestro, troppo per buono, me. Perché sei amico, quindi. Io so, per conduttore a conduttore che ha fatto insomma una certa carriera. Siamo qui per questa sera, la Slow Motion Production della nostra amica Veronica. Veronica, presentiamo cosa si svolgerà questa sera. Questa sera siamo in una location straordinaria, La Villa, che è in un quartiere straordinario qui a Roma, il Fleming, via Alessandro Fleming, una villa che era prima privata, adesso invece è aperta ai grandi eventi. E parlando di grandi eventi, questa sera parliamo di 10 anni di successi della nostra amica Veronica La Saracina, che tra cinema, fiction, spettacolo, cabaret, musica, moda, di tutto e di più, oggi ha riunito un po' di amici dando dei premi. E quindi premio Slow Motion, 10 anni di attività. Ci sono molte celebrity di molte produzioni, sia Rai che Mediaset, e ci sono anche delle produzioni indipendenti. Allora, non cambiate canale, guardate le immagini e vediamo i premiati, che saranno i premiati, ok? Rimanete con noi. Bye bye, ciao ciao, bella vita. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane. Amici di Bella Vita, siamo in una splendida location per la mia amica Veronica della Slow Motion Production. Siamo con Alessandro Luigi Malatesta, buonasera. Prego, buonasera a voi, a tutti voi, grazie. Tutto bene, bellissima serata, complimenti anche a Veronica, che l'ha organizzata in un modo stupendo, superlativo. È andato veramente tutto molto bene, sono molto soddisfatto, complimenti davvero. Grazie, Alessandro. E siamo anche con l'ambasciatore Andrea Tasciolti, ambasciatore della città di Santo Domingo per i rapporti con l'Europa e Latin America. Io voglio ringraziare Veronica di questa bellissima serata, penso sia molto importante coniugare la cinema con la bella gente, insomma la bella gente di Roma, e quindi portiamo anche un saluto agli amici oltreoceano, quindi in Repubblica Dominicana ma anche in tutti i paesi Latin America. Adesso sono al caldo, beati loro Veronica, prima siamo qui che comincia un po' di freddino, l'umidità. Ok, che dire, è stata una bellissima serata, no, Veronica. Grazie Alessandro e l'ambasciatore per essere intervenuti, sono lusingata. È stato veramente un evento di qualità, un evento molto elegante, grandissimi artisti, persone importanti. Una lunga serata, tanta gente, sono tanti collaboratori di tanti parti e tanti ospiti, sono veramente contenta e è andata meglio di come avevo immaginato, quindi sono molto soddisfatta. Okay. Veramente, ringrazio tutti, ringrazio soprattutto Alessandro che mi ha onorato della sua presenza. No, assolutamente, grazie a te perché è stata una serata molto bella. Le sue bellissime Lotus. Beh, e l'ambasciatore che ci ha onorato di un grande paese. Che spero che venite a trovare prima di tutto, perché giustamente anche se qui fa leggermente fresco, là sicuramente godete del bel caldo. Il programma si chiama Bella Vita. Bella Vita, e facciamo vedere un po' la movida di Roma, gli eventi, tutto quello che succede nella capitale. E ci sono molti locali latini. E come no? Molti locali come Caruso, per esempio, gli amici del Caruso, gli amici dell'Uralà, molti latinoamericani, ci sono anche molti americani, cubani, grandissimi, insomma, salutiamo gli amici latini che sono grandi amici che sono qui a Roma. Ok, un bacio a tutti, amici di Bella Vita, ciao, grazie a te, ciao. Amici di Bella Vita, siamo con un grandissimo artista, cabarettista, Pino Campagna, buonasera. Buonasera, siete connessi, sì. Siamo connessi? Sì. Come va? Va che siamo qua in questa kermesse romana, mi hanno invitato per questo annuncio che la mia produttrice Graziella Del Rey ha annunciato appunto in questa kermesse la messa in opera, diciamo così, di questo mio primo film. Parliamo di questo, è il mio primo figlio. Cerignuola, un po' più. Questo è un film che si chiama Quel Natale a Cerignuola, film comico sentimentale. Il primo film, che dicevo io prima, è come un primo figlio. Il film è come il cocomero. Quando tu lo apri il cocomero, lo vedi subito, se assaggi la prima fetta e dici di no, lo devi buttare. E non va bene. Il film è la stessa cosa. Si deve aprire e deve gustarsi dal primo fotogramma. Deve essere buono.
certo, non, certo. Ma che cazzo ho detto? Vabbè, comunque, avete capito? Siamo connessi? Siamo connessi? No, ho detto il parametro del cocomere col film. Deve essere buono dall'inizio. Vediamo come va. Io ci ho messo tutto l'impegno. Noi verremo. Mi auspico che sia una cosa bella. Nel nostro programma che andrà in onda, su Rete Orb, metteremo, noi invitiamo. Cercherò di fare una cosa bella, ragazzi. Dai. Venite a vedermi. Al cinema, ok ragazzi, un saluto a Bella Vita. Ciao Bella Vita. Ciao.